Al MIA con Carlotta Testo di Studio quest'anno abbiamo portato un po' di lavori vari. Partiamo da lavori in realtà del 2006, che sono dei memory, dei lavori molto più concettuali, dei lavori dove parlo del fatto che la fotografia in realtà ci limita nella memorizzazione e così incide anche nella nostra realtà. Quindi noi, avendo la responsabilità del noi, del domani, decidiamo che cosa memorizziamo, cosa raccontiamo e quindi diventa realtà attraverso l'altra persona a cui abbiamo raccontato. Questi lavori sono come anche tutte le altre che poi seguono e che venivano prima, precedente, sono tutti lavori scattati in pellicola, tutti lavori quindi tradizionali, la maggior parte anche stampato direttamente al negativo, almeno in formati più piccoli, quando è possibile. E vengono, cioè, da me è molto importante il supporto. Questi della memoria, per esempio, sono quasi diventati degli oggetti, sono con dei plexiglassi 2 cm avanti, arrotondati agli angoli, in maniera che diventavano quasi delle piccole bolle, delle memorie, delle cose che non sono proprio a fuoco come una fotografia normale, ma che ci lasciano pensare a qualcosa che fosse stato, che vorremmo raccontare, memorizzare e fare parte di noi a questo punto. In fiera abbiamo anche presentato un'installazione, in realtà una foto che si chiama L'ultima cena. L'ultima cena mia è un'ultima cena fatta di un tavolo grande, lungo, che conosciamo, che riconosciamo, perché io parto dall'iconografia che uno riconosce. Solo che non c'è nessuno, non c'è nessuno, però ci sono 70 kg di farina bianca con delle impronte, 2 impronte dietro il tavolo al punto dove sappiamo tutto chi è stato e delle impronte che girano intorno al tavolo, finiscono centrale dell'immagine avanti di noi e qui in fiera portano anche con delle impronte disegnate per terra verso l'osservatore. C'è questo tavolo bianco e questa presenza nell'assenza, perché in realtà qui è stato tolto la farina e poi c'è su, dove c'è la luce, c'è un piccione che in tedesco vuol dire anche colomba, però ho scelto a posto il piccione, un piccione ordinario che dopo nel mio lavoro seguente diventa una colomba, diventa prima una colomba bianca, poi una colomba rossa, però che qui ci racconta, ci annuncia, in realtà è un messaggero nella passione secondo Matteo, ci racconta della speranza, la speranza che i peccati vengono annullati con certi sacrifici e che c'è una possibilità, però per il resto c'è la farina anche su di lui.